Ciao! Come vedete sto per acquerellizzare di nuovo. E siccome ormai ci ho preso gusto a fare così con la webcam, ho pensato di registrarmi anche oggi. Anche perché comunque i video dell'altra serie sono finiti, quindi ci tenevo a metterne altri. Subito a ruota, così basta, non voglio più fermarmi. Sempre avanti, bla bla bla. Come vedete il soggetto questa volta è diverso ancora, non è più ritratto, non sono più bambini, ma sono gli animali. Alcuni di voi mi avevano chiesto appunto animali e dal momento che ho bisogno anch'io comunque di esercitarmi sempre su questi soggetti che sono abbastanza classici, soprattutto nell'illustrazione, quindi bambini, animali, piante, insomma, sono tutti soggetti che mi tornano sempre utili, ho deciso di cimentarmi in questa cosa qui oggi e riprendermi. Come vedete, il soggetto che ho scelto è il pollo. Ho fatto due riquadri con lo scotch in cui andrò a dipingere e ho scelto in uno la gallina, vista proprio di profilo, così bella e imponente. Nell'altro, un primo piano, praticamente un mezzo busto di gallina. Mezzo busto di gallina potrebbe essere il titolo di un'opera. Tra l'altro ho scelto questa perché mi faceva troppo ridere l'espressione ingazzosa che aveva qua con lo sguardo torvo. E poi il pulcinetto, picciolo. E questo lo lascio in bianco e nero, mi sono semplicemente esercitata a matita. Quindi adesso praticamente partirò con questa. E per questa, vediamo se questa volta riesco a mostrarvi la foto. No, ho paura di. No, vediamo. Era tutto, facciamo così. Ecco. Allora, questa sarebbe la foto, aiuto. Però. Marò, si vede? Insomma, purtroppo la luce dello schermo impedisce che si veda bene. Niente, vabbè, allora, questa in realtà è la foto, ma magari ve la farò vedere meglio in un'altra occasione. Torniamo sulla pagina. Ecco, quindi parto con questa e ho già preparato un po' di colori. In realtà, non, essendo una gallina bianca, come avete visto, non è che servano chissà quanti colori. Nel senso, il bianco non è mai bianco bianco e penso che più o meno lo sappiate. Di solito ci sono delle tonalità anche nel bianco, quindi ci sono dei gialli, ci sono degli azzurri, a volte addirittura dei viola, a volte addirittura dei verdi. In questo caso ci sono più che altro dei gialli e degli azzurri, azzurro-grigi, ecco. E quindi ho preparato un po' di grigini e un po' di tonalità di giallo. E poi, vabbè, c'è la cresta che è rossa, le zampe che sono sull'arancione, ocra-arancione. E poi il resto dello sfondo io non lo farò esattamente identico a quello della foto, perché quello della foto ha praticamente questa povera gallina, come tutte le povere galline, è dentro il pollaio, quindi ha una rete, dietro di sé. E io non la farò, mi piacciono le galline libere, quindi non farò la rete. Cercherò di mantenere però abbastanza, se il più possibile, insomma, il rapporto luci-ombre. Perché è molto interessante. Praticamente nella foto non l'avrete sicuramente notato perché era troppo incasinato mostrarvela con lo schermo. L'ombra è praticamente, cioè la gallina è quasi tutta in ombra. La luce arriva dall'altro lato, quindi da quello che noi non vediamo, dal retro praticamente. E quindi è molto in ombra tutto il corpo della gallina. La luce arriva da dietro e ci sono due belle ombre molto lunghe che partono dalle zampe. Perciò è interessante per quello, vediamo se riesco a ricrearlo. Per quanto riguarda questa invece, è molto più semplice, l'ho messa perché mi piaceva veramente tanto l'espressione della gallina, ma è molto più semplice, non è niente di che, effettivamente c'è soltanto il mezzo busto della gallina, appunto, il musetto. E un pezzettino dietro del corpo e lo sfondo è tutto verde, assolutamente verde, quindi nulla di impossibile. Penso che lo farò abbastanza in fretta, però volevo partire da questa perché mi sembrava più interessante, soprattutto per le luci e le ombre.
Quindi spero che questa cosa vi interessi. Se vi interessa, seguite le prossime clip. Ciao! Pio!